Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. E siamo qui, ahimè, non in presenza, ma comunque accessibili a chi ci vuole seguire online per un altro episodio, un'altra puntata, chiamiamola così, della serie di conferenze i mercoledì di Santa Cristina che sono organizzati dal Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e specificamente dalle due sezioni di arte medievale moderna e di arte contemporanea e di metodologie. Oggi pomeriggio io presento l'evento e mi autopresento prima, sono Fabrizio Lollini e insegno appunto al Dipartimento delle Arti, storia dell'arte medievale, storia della miniatura e didattica dell'arte. Il mio ruolo però non è quello di intrattenere la platea, perché questo compito è riservato all'amico Stefano Riccioni, che è appunto nostro ospite e che a breve inizierà la sua interessantissima comunicazione. Stefano Riccioni insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha una formazione molto ricca e anche abbastanza complessa, perché mi sono preso qualche appunto per evitare di saltare qualcosa e di fare confusione. Si è laureato in storia dell'arte medievale all'Università di Firenze e poi ha seguito anche una come dire, un ambito di studio parallelo, non molto frequentato, devo dire, dai medievisti storici dell'arte, perché ha conseguito il diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, all'Archivio di Stato di Roma. Dopodiché, ha, ottenuto e terminato il dottorato di ricerca in storia dell'arte alla Sapienza. E anche la licenza in studi medievali dell'Istituto Pontificio di Studi Medievali di Toronto in Canada. Ha collaborato con tante istituzioni di didattica e di ricerca, tra cui l'École Française di Roma e la Getty Foundation di Los Angeles, negli Stati Uniti, e anche la Scuola Normale Superiore di Pisa, per pervenire appunto nel suo ruolo attuale di docente di storia dell'arte medievale, di collega di storia dell'arte medievale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Si occupa ovviamente di storia dell'arte medievale, ma anche di epigrafia medievale in un approccio molto particolare nel panorama accademico italiano. Stefano si dedica spesso all'analisi combinata e interrelata tra il testo e l'immagine. Questo include anche dei contributi importanti sulle firme, per esempio, degli artisti, e ha anche coniato in un qualche modo un termine nuovo di cui forse ci parlerai, che mette appunto esplicitamente a confronto la realtà scritta e la realtà visiva. Ha scritto molti contributi anche sul tema di cui si occuperà oggi pomeriggio, che è quello della tradizione dell'iconografia e dell'iconologia animale, e quindi dei bestiari, nel Medioevo, ovviamente. E mi piace ricordare che oltre a un focus speciale nella sua produzione sull'arte veneziana e alto-adriatica dell'Alto Medioevo, si è occupato anche molto spesso di rapporti tra il mondo che noi un po' semplificando chiamiamo occidentale e il mondo orientale nel Medioevo europeo. Ed è molto collegato alla riscoperta che sta portando nuova luce, molto importante tra l'altro, anche per l'arte diciamo della zona italiana,
nei suoi collegamenti con l'area caucasica e soprattutto con l'Armenia. E proprio all'Armenia ha dedicato un contributo recente di un paio di anni fa, 3 anni fa, ormai su Venezia Arti. Il tema di oggi è appunto quello del bestiario, che verrà declinato in una forma altamente divulgativa, diciamo così, all'inizio, per non prendere troppo di sorpresa, diciamo, il nostro pubblico, per poi partire verso analisi un pochino più serrate di questo tema, che è straordinariamente importante e anche molto studiato nella nostra disciplina, anche appunto in relazione a delle realtà, come dirà poi meglio di me Stefano, testuali molto importanti e significative, che spesso fanno capo alla tradizione che, con un termine un po' generico, chiamiamo in un qualche modo enciclopedismo. Io spero di non avere saltato nulla, lascio la parola a Stefano, che condividerà con voi tra breve il suo PowerPoint. Alla fine, come sempre, ci saranno delle domande, spero, da parte del pubblico, altrimenti mi autoassumerò io il ruolo di interlocutore del collega e vedremo di chiacchierare sui temi che ci avrà nel frattempo illustrato. Grazie Fabrizio di questa lunga presentazione, ricchissima. Sull'Armenia abbiamo pubblicato, non so se te l'ho mandato proprio questi ultimi giorni, forse non te l'ho detto, l'ultimo volume di Eurasiatica, adesso te lo mando, che potrebbe essere interessante. E io intanto ti ringrazio te per questo invito e ringrazio il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, che mi dà la possibilità di parlare di questo argomento che mi incuriosisce, mi diverte tanto, devo dire, è un modo di studiare anche molto, molto piacevole. E il mio modo di lavorare sul tema del, diciamo così, del bestiario, che poi andremo adesso a analizzare nello specifico anche il termine, è non tanto nel manoscritto, ma al di fuori del manoscritto, cioè bestiario che io definisco monumentale, cioè ciò che si vede nelle chiese, nei palazzi, anche non necessariamente ecclesiastici, ciò quindi che viene mostrato a un ampio, largo pubblico, e che cosa significa per questo pubblico? E non soltanto, ma che cosa significa per chi aveva commissionato queste opere? Il PowerPoint. Eccolo. Ecco. Adesso immagino si veda. Confermi che si vede. Fabrizio? Perfetto. Perfetto, ok. Quindi, dicevamo, il bestiario. Il bestiario è un termine che va precisato, che va specificato. Intanto, questo che vi presenterò oggi è un lavoro che io mi auguro di poter concludere in tempi relativamente brevi, perché sto preparando una monografia, un lavoro sul bestiario di Venezia, cioè gli animali che abitano la città di Venezia. Quindi oggi presenterò una selezione che immagino e spero abbia un senso anche conclusivo e un suo significato compiuto, ma che nella città di Venezia ha un significato in modo molto particolare, perché ci fa capire come la città stessa sia popolata di una fauna, di animali che hanno un significato, e come quindi questi edifici che mostravano gli animali sia al loro interno che all'esterno avessero tutti un significato che poi in qualche modo li collega l'uno all'altro e li collega all'immagine stessa della città di Venezia. Questo fa da contraltare a quello che è l'osservazione del mondo animale durante il Medioevo. Sappiamo da sempre l'osservazione del mondo animale ci interessa
a noi per il valore di autocoscienza, autoconoscenza, autorappresentazione fin dall'antichità greca, pensiamo a Esopo, alle storie animalium di Plinio il Vecchio, scusate, alle storie animalium di Aristotele e alla naturalis historia di Plinio il Vecchio. Negli animali ci si rispecchia, si arriva fino a Kafka, a Orwell, con la fattoria degli animali, pensate a Borges, anche più semplicemente a Pinocchio, il significato che può avere appunto il grande tonno, poi che inghiotte Geppetto e Pinocchio stesso. Ecco, gli animali hanno popolato l'immaginario dell'uomo dai tempi più remoti. Noi ci concentreremo sul Medioevo e quindi sull'interpretazione che nel Medioevo si dà di questi animali, che è strettamente collegata a una morale, sostanzialmente, una morale cristiana, che rispecchia la visione dell'universo, la visione del mondo. Ugo di San Vittore, che scrive nel XII secolo, nel De Tribus Diebus, nei tre giorni, con chiarezza ci dice che questo mondo sensibile è quasi un libro scritto dal dito di Dio. La natura quindi è un'opera, è un libro all'interno del quale si può leggere, contiene il codice cifrato della creazione, e ogni oggetto naturale quindi è un signum, cioè una parola dotata non solo di un significato, ma anche di un significantes. E questo lo troviamo con un significante. Lo troviamo con Alano di Lilla, sempre nel XII secolo, lui ci dice: ogni creatura del mondo è per noi come un libro, una pittura, uno specchio della nostra vita e della nostra morte, è un fedele simbolo. Ecco che questo termine specchio, speculum, ricorrerà frequentemente. Si tratta di trattati enciclopedici, poi, sostanzialmente, che tendono a ricostruire il mondo, a interpretarlo secondo però una chiave legata alla rivelazione e legata al significato morale. Per Damiani, un bestiario che manda a Desiderio, monaco di Monte Cassino, siamo alla fine dell'XI secolo, dice: se qualcuno si sforzasse di esaminare attentamente la natura di tutti gli animali che abbiamo definito, lui aveva fatto l'elenco di questo bestiario, potrà utilmente trasformarlo in esempi della inclinazione umana. E prosegue: nel momento in cui si osserva qualcosa di notevole nei rozzi animali, ecco, l'uomo viene subito esortato a volgere proprio quella cosa, qualunque essa sia, in comprensione di se stesso. Ecco, quindi l'animale ha il significato, il valore di esempio, exemplum, come dice in latino. E arriviamo alla queste composizioni. Queste composizioni, prima di giungere al bestiario vero e proprio, il capostipite dei bestiari è il fisiologo, il Physiologus. È un'opera scritta forse nel secondo o nel terzo secolo da un anonimo autore definito il naturalista, Physiologus, Physiologos in greco, in un ambiente probabilmente giudaico cristiano, e che raccoglie, per esempio nella versione quella più tarda, che poi prenderemo in esame noi, circa 37 capitoletti che contengono animali, ma non soltanto animali. Questo testo ha una larghissima fortuna durante il Medioevo, viene tradotto dal greco in latino, la versione latina, ne avremo diverse, i filologi si sono sbizzarriti nelle varie versioni che sono poi state diffuse in tutto l'Occidente. Quella alla quale noi faremo riferimento è la versio B, la cosiddetta versio B, interpolata con le etimologie di Isidoro di Siviglia. Isidoro di Siviglia scrive tra il VI e il VII secolo il De Animalibus, e nel libro XII inserisce appunto una serie di animali che verranno poi inseriti nella versione latina del fisiologo. Quindi noi avremo questo testo che si trasforma dalla sua originaria versione greca alla versione latina interpolata con Isidoro di Siviglia, e diventerà poi successivamente il bestiario. Bestiario, cioè un libro che cui termine bestiarium viene fatto derivare da un capitolo delle etimologie
di Isidoro di Siviglia, bestiarium vocabulum proprio convent, e poi leonibus pardis, eccetera. Quindi è bestiario, è una parola che si addice, no, a leoni, leopardi, eccetera, e è una sorta di grammatica della natura. Cioè nel bestiario si elencano tutti questi animali e il loro significato simbolico. All'uomo medievale non interessava conoscere la realtà dei fenomeni naturali nella struttura intima dei nessi causali. Questo tipo di processo più che altro individuava una curiositas, pericolosa curiositas, vacua, superficiale. Quello che gli stava a cuore era veramente collegarlo alla morale cristiana. Ed ecco che quindi il comportamento degli animali diventa lo specchio del comportamento dell'uomo. E il bestiario, di fatto, traduce, no, questi termini scientifico-didattici, atteggiamento scientifico, tra virgolette, dell'uomo medievale. Il libro bestiario si diffonde prevalentemente in Inghilterra, sarà Philippe de Taon che all'inizio tra il 1120 e il 30 scrive il suo bestiaire, dedicandolo alla corte del re d'Inghilterra, Enrico I. E da qui poi ci sarà una ricca tradizione di bestiari che arriverà fino al bestiario di Aberdeen del secolo XII, che vi mostro adesso qui velocemente per darvi un po' un'idea di quello che era questo libro delle bestie. Il bestiario di Aberdeen si trova appunto, prende il nome dalla biblioteca dell'Università di Aberdeen, dove è conservato, inventariato come MS24, ed è una versione che contiene anche appunto il testo del rielaborato ovviamente del fisiologo nella versione interpolata con Isidoro di Siviglia. Vedete qui mi metto l'indice, vedete che non ci sono solo gli animali, perché troviamo per esempio anche gli alberi e piante, oppure le riflessioni sulla natura dell'uomo e anche le lapides, cioè le pietre. Quindi un testo estremamente ricco, bestiario, dicevamo, non è una sorta di speculum, di specchio della natura, di questo libro dove si legge simbolicamente la creazione in relazione appunto alla creazione di Dio. Ecco che quindi la creazione è il primo passo, le prime illustrazioni del bestiario si apre con la creazione del cielo e della terra, con Dio che è in piedi, in posizione frontale benedicente, con la mano destra, e mentre la mano sinistra sorregge un libro, e c'è l'inizio appunto con la creazione del cielo e della terra, con la creazione dell'acqua. Degli uccelli e dei pesci. Poi si procede con la creazione degli animali e la creazione di Eva. Poi il bestiario, diciamo, questa introduzione in qualche modo si interrompe con il Cristo in maestà per riprendere con Adamo che dà il nome agli animali. Ecco, Adamo, l'uomo, il primo uomo, nomina gli animali. E questo atto di dare il nome, di nominare, dare il nome è un atto di conoscenza. Attraverso l'elenco degli animali, non è un discorso legato alla tassonomia, ma un discorso legato proprio alla conoscenza attraverso il nominare le singole specie nei singoli animali. Vedete come Adamo è vestito di fatto queste vesti blu e il mantello rosso, così come era vestito nello stesso modo Dio, soltanto che Adamo è seduto. Ma il gesto è identico. Qui appunto alcuni potranno dire: ma perché è vestito? Perché in realtà Adamo, quando nomina gli animali, è ancora puro, non ha ancora, non è ancora in corso nel peccato originale. Quindi sarebbe normalmente nudo anche in altre comunità femminili. In questo caso si vuole proprio creare questa diretta
diretto collegamento con l'immagine di Dio, Dio come è Adamo che dà il nome agli animali. E quindi in terra è, sarà l'uomo a poter controllare, gestire, conoscere gli animali e sarà nello stesso tempo lui che trarrà dagli animali gli insegnamenti, perché gli animali sono lo specchio della creazione. E poi prosegue, ecco questo per far vedere come funziona un libro, un manoscritto del XII secolo, con l'inizio del bestiario e poi in ogni, per ogni storia, in questo caso la pantera, abbiamo un'illustrazione. Ora noi ci spostiamo adesso sul territorio di Venezia, perché non ci interessa il tema dell'illustrazione del libro, quanto dell'illustrazione dei temi animalistici al di fuori del libro, come questi sono stati utilizzati in termini monumentali e in particolare per Venezia. Qui vi porto a Sant'Ilario. Sant'Ilario è un luogo che non esiste più. Alla fine dell'Ottocento, vedete, questa è una foto rarissima degli scavi attorno al 1880, la chiesa, questa chiesa fu scoperta nell'area dove sorgeva il monastero di Sant'Ilario Benedetto tra Mestre e Fusina, un territorio che risale, che adesso si trova qui, sulla, oggi si trova sulla gronda lagunare, qui è Venezia, questa è l'area di Sant'Ilario, un'area che, queste sono immagini che ho preso da Gelig e Moine, che hanno fatto degli scavi dell'Università di Venezia nel 2013, nell'area oggi, nella, che ricade tra comune di Dogaletto, tra Dogaletto di Mila, tra Malcontenta e Gambarare. Allora, cosa accadde? Qui avviene un evento estremamente importante per Venezia. I monaci di San Servolo, che si trovavano appunto qui sull'isola di San Servolo, chiedono ai partecipazzi, i signori di fatto di Venezia, che però vivevano, abitavano nella gronda lagunare, quindi in terraferma, di spostarsi dall'isola di San Servolo in questo loro possedimento, questa cappella, come ci dicono le fonti, che Agnello Participazzi avrebbe fondato e dedicato a Sant'Ilario sulla gronda lagunare. L'atto della fondazione del monastero sarebbe risalirebbe al maggio dell'819, siamo quindi nel IX secolo. I partecipazzi concedono questo loro possedimento, questa che era una cappella ducale di fatto, e i monaci di San Servolo vi si installano. Questo è un momento molto importante, perché siamo proprio all'inizio della nascita, diciamo così, della Venezia ducale. Siamo al momento in cui i partecipazzi si sposteranno dalla gronda lagunare a Rivo Alto, cioè a Rialto. La decisione quindi di donare la cappella ducale e tutti i possedimenti che questa aveva ai benedettini di San Servolo ha chiarissimo significato politico, perché si inserisce proprio nel tempo del trasferimento del potere ducale da Malamocco a Rivo Alto, quando quindi Agnello Participazio stabilì la sua residenza nel mezzo della laguna, probabilmente lungo un canale che poi è stato identificato col Brenda, Brenta Medoacus, nel quale poi il fiume Uno, che sfociava nei pressi della cappella di Sant'Ilario, era un affluente. Quindi è molto significativo che la donazione della cappella segua un percorso che associa il potere dei partecipazzi ai carolingi, perché nell'Ottocento c'è stata l'incoronazione di Carlo Magno e nell'812 la pace di Aquisgrana, ed è dell'819 che nel documento di donazione della cappella figurano, oltre ai duces, dal quale poi entra appunto la parola d'oggi, Agnello e Giustiniano, padre e figlio, figurano in questo documento di donazione anche il patriarca Fortunato di Grado, che era un forte sostenitore della politica filo-carolingia, e
il greco Cristoforo, vescovo di Olivolo, che era tornato dall'esilio ed era quindi garante dell'accordo tra i bizantini e i franchi. In un periodo appunto in cui tra franchi e bizantini si era interrotto, terminato il conflitto per il controllo dell'Adriatico, e in questo momento si inserisce appunto Venezia con una politica estremamente, diciamo, anche spregiudicata, per cui i veneziani non disconoscono le origini, il controllo bizantino, che però ormai è troppo lontano, e invece si avvicinano alle istituzioni franche e carolingi. In quest'ottica noi quindi dobbiamo capire e concepire questa fondazione, dove i dogi venivano poi anche nel primissimo momento sepolti. I partecipazi qui, in particolare Agnello e Giustiniano Partecipazio, vengono seppelliti nella Cappella di Sant'Ilario. Per farvi capire l'importanza del collegamento, Giustiniano Partecipazio nel suo testamento dell'829 aveva disposto che i materiali dei suoi possedimenti in Equilo, cioè a Jesolo, fossero spostati, trasferiti a Sant'Ilario per il completamento del lavoro. Non soltanto questo, ma questo trasferimento doveva avvenire successivamente all'uso di questi materiali per la costruzione della chiesa di San Marco. I Partecipazi furono i fondatori dell'attuale Basilica di San Marco. Ovviamente la Basilica oggi ha forme ben più tarde, ma il primo nucleo si deve a questa famiglia. Quindi ecco che il luogo della Cappella di Sant'Ilario assume chiaramente un significato simbolico, perché Cappella Palatina dei primi dogi di Venezia. Torniamo quindi agli scavi, passerò adesso rapidamente. Questa era la chiesa che è stata trovata, una chiesa con tre navate, ma questa è la chiesa di XII secolo. Quello che noi interessa è la parte che invece fu stata scavata ulteriormente, dove furono trovati i mosaici, che sono stati trovati a una quota che varia dai 2 metri, 2,17 metri più o meno di profondità. Vi risparmio le dispute su varie quote, termini, la subsidenza, eccetera, e vi mostro adesso i mosaici. Questi tre mosaici in particolare furono trovati in questa zona, in queste due aree, vedete, che ho segnato con A, B e C. Fu trovato anche un terzo mosaico qui, senza decorazione animalistica, e che probabilmente appartiene a un altro edificio. Appartiene questo, che ho delimitato con il rosso, doveva essere la cappella dei Partecipazi. Questa è molto probabilmente la chiesa di San Benedetto, al quale appartiene quindi l'altro frammento. Noi ci occuperemo di questo edificio qui e di questi mosaici. Edificio che a sua volta potrebbe avere forme molto vicine a una tradizione, anche in questo caso carolingia, che si ritrova ben rappresentata e documentata in Croazia. Qui siamo nella chiesa di San Salvatore a Cettina, del IX secolo, e vedete che si tratta di un edificio che ha questa imponente torre in facciata, una tour porche, certamente un'idea vaga di quello che potrebbe essere il Versberg, cioè un corpo occidentale, tipica costruzione carolingia, ma ecco, senza arrivare a questi, diciamo così, eccessivi voli interpretativi, mi limiterei a indicare un possibile collegamento proprio con questo tipo di architettura, perché questi edifici erano chiaramente degli edifici realizzati su committenza locale, sostanzialmente da parte di duchi locali, quelli che in Croazia si chiamano gli zuppani, che dovevano avere più o meno lo stesso ruolo dei duces, dei dogi, Agnello, Giustiniano, Partecipazio, nella Venezia del IX secolo. Ecco, quindi dicevamo, un edificio
che si attesta come una cappella di palazzo, una cappella quindi del potere locale, donato ai monaci di San Servolo che si spostano perché il territorio era diventato troppo paludoso a San Servolo, e però adibito anche a cappella funeraria, dove si fanno seppellire i doggi, i primi doggi. Ecco quindi che questa decorazione che oggi si trova in, purtroppo non esposta, ecco, diciamo così, nel cortile del Museo Correr, cioè diviso dal Museo Correr e il Museo Archeologico, speriamo di poter raggiungere una esposizione più dignitosa. Ecco, questa decorazione, dicevamo, reca un nutrito bestiario. Finalmente siamo arrivati al bestiario. Allora, vedete che questo bestiario è sostanzialmente abitato da animali, da volatili. Abbiamo animali fantastici, un'aquila, che hanno tanto così dal punto di vista della composizione una prima caratteristica, cioè di quella di essere rivolte verso queste due figure centrali, che vedremo nel dettaglio successivamente. Dal punto di vista della composizione generale richiama queste decorazioni di tipo adriatico, come questo Pluteo di IX secolo che si trova ad Aquileia, che vedete è organizzato nella disposizione di questi cerchi intrecciati con all'interno un motivo animale. Si tratta di una tipologia decorativa che è stata fatta risalire, a mio giudizio anche giustamente, a un repertorio di origine, diciamo, genericamente orientale, più specificatamente sasanide, con queste decorazioni come una sorta di tappeto. È un repertorio che è comune sulle due sponde dell'Adriatico, tant'è vero che lo troviamo per esempio anche qui, in questa zona ci troviamo in Croazia, e vedete la stessa, una decorazione molto simile a questa lastra di Pluteo, e qui addirittura Nicolas Jaksic aveva identificato un confronto che a noi ci interessa molto, è questo tra questa aquila, il battistero di Coliani, e l'aquila del mosaico di Sant'Ilario. Quindi ecco che anche con una differenza di materiale il repertorio decorativo si trasmette sulle sponde dell'Adriatico, dall'Adriatico, e anche su diversi tipologie di materiale. Questo sistema decorativo di inquadramenti con cerchi intrecciati è comunque ben noto fin dalla tarda antichità, e in particolare fin dal VI secolo. E si ritrova anche a Grado, a Ravenna, ma come anche in Libano e in Antiochia, per esempio. La decorazione, dal punto di vista del suo significato iconologico, è sostanzialmente un aviario. Dicevamo che si organizza attorno ai due figure principali, che è questa della Fenice e il Gallo. Purtroppo non abbiamo l'estensione completa di questi mosaici, quindi noi dobbiamo lavorare per ipotesi. Non sappiamo quanto potesse essere estesa, ma chiaramente qui abbiamo tre animali e possiamo presumere che anche su questo lato ce ne fossero altrettanti, e che certamente questa decorazione scendeva anche in basso e andava appunto a costituire una sorta di tappeto che doveva coprire probabilmente tutta la cappella, che non era di grandissime dimensioni. Dicevamo un aviario, cioè solamente, prevalentemente composto da volati, di motivi disposti in modo simmetrico, tali da convergere verso la Fenice o verso il Gallo. Andiamo a vedere questi animali nella loro simbologia specifica. La Fenice, rovinata, ma insomma si intuisce bene questa corona raggiata, è un simbolo di vita eterna, lo è da subito nella tradizione
paleocristiana. Qui abbiamo un esempio in mosaico absidale di Roma, di Santi Cosma e Damiano, siamo nel VI secolo, ma è un tema estremamente diffuso nell'antichità. La Fenice, appunto, si sapeva che risorgeva dalle sue ceneri. Qualcuno che ha visto anche Harry Potter avrà rinfrescato anche le sue conoscenze in merito. E quindi proseguo. Il gallo è un simbolo cristologico, perché è un simbolo solare per eccellenza, anch'esso frequentemente utilizzato nell'iconografia cristiana, non solo come monito del tradimento di Pietro, ma come immagine di Cristo. Soprattutto in questa veste lo ritroviamo nei bestiari ante litteram, diciamo, quelli dedicati, per esempio, all'ambiente monastico. Il gallo, qui abbiamo per esempio una versione ad Aquileia per farvi vedere come poteva essere presentato. Siamo nel quarto, qui però era affrontato a una tartaruga, e siamo, diciamo, su una simbologia ancora del tutto da comprendere, devo dire, ma probabilmente di derivazione gnostica. E troviamo un gallo anche a San Clemente, siamo più avanti nel 118. Che si erge appunto da solo, in questo caso monito come simbolo cristologico. Perché cristologico? Perché il suo canto risveglia le anime. Era un animale quindi anche molto amato e molto utilizzato nella letteratura monastica, proprio per descrivere, risveglia la nuova vita da parte dei chierici, una nuova vita alla quale Cristo, con questo suo canto, richiamava gli uomini. L'aquila, rivolta verso la Fenice, è per la sua maestosità la regina dei cieli, è il simbolo anch'esso del Salvatore, con le ali protegge i fedeli, ed è un simbolo cristologico. Qui vediamo un'illustrazione del bestiario di Aberdeen, e il testo, qui vi ho messo però non il testo di Aberdeen, ma quello del fisiologo. Il fisiologo dice che dell'aquila che ha tale natura, e poi appunto la spiega: quando invecchia, le sue ali si appesantiscono, la sua vista è offuscata da un velo opaco. Allora cerca una sorgente di acqua, e sopra quella sorgente vola in alto fino al cielo del sole, e lì incendia le sue ali e brucia con i raggi del sole il velo che le offusca la vista. Infine, scendendo alla sorgente, si immerge 3 volte e subito si rinnova tutta, così che riacquista in misura superiore a quella originaria il vigore delle ali e la limpidezza della vista. Vedete come comunque nel bestiario di Aberdeen questi momenti vengono ripresi: l'aquila cacciatrice, l'aquila che sale in cielo e poi che si immerge, si rigenera in questa vasca. Ecco, nella letteratura cristiana quindi l'aquila è un simbolo cristologico, non lo è, non è soltanto un simbolo cristologico, perché vedremo anche a volte l'aquila è anche la traghettatrice delle anime, ma a volte può anche essere interpretata come un simbolo negativo. Ecco, però in questo contesto l'importante è, come dire, selezionare i testi che siano funzionali e funzionanti con il contesto culturale all'interno del quale l'opera è inserita. E chiaramente qui noi prendiamo, per comprendere il significato di questi animali, quelli che erano i testi letti dalla comunità monastica. Si tratta di un monastero, infatti. E quindi la gran parte di queste comunità, nelle altezze cronologiche del IX secolo, leggevano il fisiologo, leggevano l'esamerone di Sant'Ambrogio, come anche chiaramente commenti di Agostino, ma prevalentemente appunto testi che commentassero in chiave monastica il significato degli animali. Quindi a Sant'Ilario l'aquila poteva funzionare come monito per il monaco a rigenerarsi, ma anche come figura soccorritrice della comunità monastica per la sua associazione alla potenza, all'immagine di Dio che protesse il suo popolo, perché appunto si dice nel Deuteronomio che, 132,
come un'aquila veglia sulla sua nidiata per i suoi piccoli, così Dio veglia sugli uomini. E per difendere il suo popolo lo sollevò come su ali di aquile e lo guidò fino a lui. Ecco, quindi dicevamo questo significato legato all'immagine di aquila. Sotto, proseguendo, il pellicano. Ecco, io immagino, ritengo che questa figura si possa associare a quella di un pellicano, perché da un punto non tanto e non solo per quanto riguarda la sua vicinanza, come dire, naturalistica, l'osservazione naturalistica del pellicano reale, quanto per la vicinanza al confronto con il pellicano rappresentato a queste altezze cronologiche, siamo nel IX secolo, con questo becco molto lungo e questa coda. Ecco, ovviamente qui si parla di ipotesi, quindi non è che nessuno pretende la verità, e quindi ecco, si tratta di un'interpretazione che ritengo ad oggi plausibile. Secondo il fisiologo, il pellicano è anch'esso il simbolo del Signore. Perché? Perché risuscita i suoi figli anche dopo che questi figli lo hanno beccato. Appena nascono, i figli del pellicano lo beccano quasi a morte, e allora il pellicano li uccide. Però poi si becca il petto, e vedete, questa è un'illustrazione del De Avibus di Ugo di Foleto, si becca il petto, si fa sgorgare il sangue dal petto, i figli bevono dal suo sangue e risorgono. E questa è una delle immagini più frequenti in realtà del pellicano, che però non abbiamo nel mosaico di Sant'Ilario, ed è probabile che quindi nel mosaico di Sant'Ilario il pellicano significhi abbia il significato legato al Salmo 101, versetto 7, similis factus sum, cioè sono simili al pellicano nel deserto, sono come il gufo dei luoghi desolati, veglio, e sono come il passero solitario sul tetto. Ecco, e poi il pavone, qui abbiamo una lastra con il pavone, che lo stesso Agostino ci diceva che la carne, il pavone incorruttibile, quindi il pavone è simbolo di immortalità. E il Pegaso, un motivo greco, comunque un motivo orientale, diciamo, appartiene chiaramente alla mitologia greca. Il Pegaso è il figlio di Medusa, anche di Poseidone, però dal sangue di Medusa, che nasce quando questa viene decapitata da Perseo, viene catturato da Bellerofonte. Ecco, queste sono le immagini di terzo secolo, perché aiuterà Bellerofonte a sconfiggere la chimera. Poi Bellerofonte vorrà salire a vedere il consesso degli dei, Pegaso lo disarcionerà per ascendere lui da solo al consesso degli dei, e diventerà poi una costellazione. Questo nella mitologia greca. Nella tradizione cristiana Pegaso non ha un significato specifico, se non appunto il valore appunto di animale ibrido, perché può volare ma anche terreno, e quindi in questo vicino a Cristo, perché Cristo ascende al cielo ma è anche incarnato. E non solo, poi la figura del Pegaso è anche una immagine che si trova frequentemente nei sarcofagi, quindi un'immagine funeraria, quasi una sorta di traghettatore delle anime. Questo è un esempio di sarcofago del terzo secolo, che si trova appunto a Firenze. Il Pegaso però era molto diffuso nei tessuti, sui tessuti. Questo è un esempio conservato nei Musei Vaticani. È possibile quindi che questa immagine possa essere stata utilizzata anche in relazione alla sua frequente presenza nei tessuti. Perché i tessuti? I tessuti servivano durante il Medioevo per raccogliere le reliquie, sostanzialmente. Cioè, tessuti preziosi servivano per trasportare le reliquie, che normalmente venivano dall'Oriente, in Occidente. Venivano incartate i corpi o le parti di questi corpi, quindi per contatto questi tessuti e le immagini che questi tessuti rappresentavano, contenevano, diventavano sacre essi stessi. E quindi ecco che una spiegazione possibile è anche questa, cioè un'idea di sacralità legata alla preziosità di questi tessuti e alla presenza di queste rappresentazioni su
tessuti a contatto con le spoglie dei santi, martiri o comunque delle reliquie che venivano in Occidente. Certo è che un altro animale, che questo sicuramente è orientale, in termini molto generici, è rappresentato nel mosaico, cioè quello che una volta è stato identificato come il Semur. Il Semur è un animale fantastico, un uccello, poi sostanzialmente presente nella letteratura iranica della Vesta, questo uccello che si trova sul Mar Caspio e nello spiccare del volo porta con sé, diffonde, perché si trova sull'albero dei buoni rimedi, diffonde questi semi che servono a curare quell'uomo. In realtà questo non è il Semurv, perché il Semurv è solo ed esclusivamente un uccello. Anche grazie agli studi di Matteo Compareti siamo riusciti a identificare, è riuscito ad identificare questo animale come una sorta di pseudosemur, cioè una creatura che appartiene alla tradizione letteraria iranica e che andrebbe interpretata come gloria divina, cioè espressione della divinità Mazda, una versione iraniana dello zoroastrismo, e simbolo protettore della famiglia regnante dei Sasanidi. Ed ecco infatti che lo troviamo a Takibustan, bassorilievi rupestri del VII secolo, questo è immagine della figura equestre, sempre da Matteo Compareti, figura appunto sulle vesti, vedete? Ecco, questa è il luogo dove appunto si trova la decorazione e si trova anche nei dipinti sogdiani di Afrasiab, che è la Samarcanda premongola. Vedete sulle vesti degli tre invitati battriani, probabilmente battriani, che presentano doni al re di Samarcanda. Ecco, quindi da questi territori sarebbe poi passato per la dominazione islamica, questo è un piatto in argento dorato di VII secolo, islamica e preislamica e la prima età islamica, come vediamo anche nella questa decorazione a stucco che si trova al British Museum, di nuovo il Semurv, e sarebbe poi passato a Bisanzio, questa si trova al Museo Archeologico di Istanbul, questa immagine del Semurv, e anche lui rappresentato nei tessuti, questo è un esempio che si trova al Museo delle Antiche, proprio di nono secolo, coevo ai nostri mosaici, ma anche rappresentato nei tessuti più tardi, questo è un esempio che si trova al Bargello. Vi faccio notare come il Semurv, il pseudotermo, scusate, sia proprio insieme anche al Pegaso. Ecco che quindi probabilmente questa figura arriva in Occidente proprio tramite i commerci. Abbiamo detto che Sant'Ilario, tra l'altro, era un nodo nevralgico perché era sulla terraferma ed era il primo avamposto in terraferma dei Partecipazzi, della città di Venezia, che nel frattempo stava spostando il suo asse politico a Rivoalto, quindi nella città di Rialto, alla città attuale della città di Venezia, ma manteneva sulla terraferma chiaramente delle postazioni, dei centri di snodo, e Sant'Ilario era uno di questi, anche molto importante. Quindi un luogo dove potevano quindi arrivare chiaramente anche navi con tessuti e dove si poteva appunto sviluppare parte del commercio. Ecco che quindi probabilmente proprio questo collegamento, diciamo, sempre attraverso il discorso dei tessuti, si può spiegare la presenza di questa figura nel mosaico di Sant'Ilario, il quale appunto, giunti alla fine di questo, diciamo, percorso, di questa descrizione, cerchiamo di capire cosa significhi tutto questo. Questi animali. Ecco, se torniamo a pensare al luogo, cioè una cappella funeraria, comunque monastica, perché si trattava di un monastero, tutti questi volatili hanno il significato di voler enfatizzare il distacco dal mondo terreno e il tentativo di raggiungere l'immortalità nella sua accezione funeraria dopo la morte. Il distacco dal mondo terreno è dalla vita mondana, è chiaramente uno dei temi dei monaci, della letteratura monastica, alla quale apparteneva la fondazione del monastero di Sant'Ilario. Quindi illustrare il distacco dalla vita mondana, così come facevano gli uccelli perché volano e perché si staccano dal
dal terra, dal terreno, per raggiungere il cielo. Nello stesso tempo tutti questi simboli avevano anche un valore funerario, no? Avevano un valore quindi di traghettare, di trasportare l'anima dopo la morte verso la divinità. Ed ecco quindi che questa funzione di cappella funeraria può stare bene, può funzionare molto bene anche con questi animali che non sono una tradizione cristiana, come il Zenmurv, ma che possono essere stati adottati dal punto di vista simbolico dalla cultura cristiana proprio per questo loro valore di essere alato, di essere ibrido, perché appunto a metà tra il terreno e il celeste, così come Cristo e così come l'anima che si distacca dalla terra. Ecco, dicevamo la Fondazione di Venezia. Ecco, la Fondazione di Venezia non può prescindere da San Marco. Leone sulla colonna della piazzetta San Marco, ecco, qui le immagini sono due, una è il San Teodoro, il Sant'Odaro, qui sulla destra, della quale non ci occuperemo, nonostante abbia un interessante drago che sembra più un coccodrillo, ma sull'altro versante abbiamo appunto il leone di San Marco, che campeggia sul lato verso, diciamo, la laguna. Non sappiamo quando queste colonne giunsero a Venezia. Per farla breve, probabilmente furono innalzate tra il 68 e il 93, perché il 68 le ricorda una cronaca di Martino da Canal, e nel 93, il 1296, le sono menzionate nella delibera del Maggior Consiglio. Sono presenti però già nelle illustrazioni quattrocentesche, come questa, per esempio, un anonimo minatore, e in questa nella cronaca veneziana. Tra l'altro, appunto, tra le colonne era l'unico posto dove a Venezia si potesse giocare d'azzardo, che appunto probabilmente è legato a questa tradizione leggendaria del fatto che fu che appunto venne concessa appunto la possibilità di innalzare, di giocare soltanto, solo ed esclusivamente in questa zona della città. Allora, diciamo, non sappiamo però quando sono state tirate su esattamente, perché probabilmente in primo periodo si trattava di colonne in legno. La leggenda poi ci dice che Niccolò de Barattieri trovò il sistema per innalzarle, guadagnandosi proprio questa concessione per giocare del gioco d'azzardo tra le due colonne, ma appunto, attività che lo riferisco, ma ripeto, si tratta di una tradizione leggendaria. Andiamo però a vedere il leone. Il leone è di spoglio, non è un leone prodotto, realizzato in Occidente, è un monumentale leone di bronzo, il cui significato appunto del leone nei vari bestiari, il leone ha una doppia valenza, sia positiva che negativa, ma sostanzialmente è la forza della natura, questo anche nell'antica Grecia. Nel fisiologo diventa il simbolo di Dio. Perché qui appunto, questo siamo nella cappella degli Scrovegni di Giotto, una delle tradizioni riportate è che il leone partorisce i cuccioli morti e poi soffiandogli in volto gli dà loro la vita, quindi come Cristo in qualche modo li riporta alla vita. Il santo Marco nelle forme del leone non è immediata questa iconografia, qui lo troviamo nel VI secolo a Santa Pollinare in classe. In queste vesti è uno dei tre tetramorfi, dei quattro esseri viventi, simboli degli evangelisti, secondo la visione di Ezechiele e poi della visione biblica di San Giovanni nell'Apocalisse. Sarà però nel IV secolo San Girolamo ad associare il leone a San Marco. Questa associazione venne poi formalizzata per Venezia nella cronaca che il Doge Andrea Dandolo scrisse attorno alla metà del 300,
dove si racconta appunto che Marco, in viaggio da Aquileia a Roma, si ferma in un'isoletta della Lacuna, dove in sogno gli apparve un angelo che gli disse che le sue spoglie avrebbero riposato nella città, sorta un giorno da qui, su quelle isole. Stefano, scusami se ti interrompo, hai un piccolo problema di rientro acustico perché hai una parte delle cuffie dove c'è il microfono in mano. Quindi, no, non c'è il microfono qua. Ah, però sì, ok, la tolgo dalle mani, però il microfono è quello ambientale, diciamo così. Ah, ok, perfetto, fanno un po' di conflitto, allora, diciamo. Così va meglio? Sì, penso proprio di sì. Quanto a me non dava fastidio, ma... Quanto tempo ho ancora? Io direi tranquillamente un 10 minuti, un quarto d'ora. Okay. Va bene, ecco così. No, perché appunto i temi sono tanti, adesso quindi devo fare dei tagli, devo dargli una direzione. Allora, ecco, dicevamo, San Marco, le parole dell'angelo, ecco, sono quelle scritte, poi da... che troviamo qui anche nella pittura di Carpaccio, Pax Tibi Marci, eccetera, che sono pace a te, o Marco, mio evangelista, che qui riposerà il tuo corpo, sarà poi lo stemma di Venezia. Marco, dicevamo, portato, le cui spoglie vengono portate a Venezia nell'828, quindi siamo esattamente nello stesso periodo in cui si costruisce la chiesa di dei Participazzi, e venne portato, secondo la leggenda, da questo Bono di Malamocco, che è nominato Tribunus, infatti questo termine lo incontriamo nei mosaici di San Marco di XII secolo all'interno della chiesa. Ecco, questo è il momento in cui le spoglie vengono trafugate e portate a Venezia, dove poi appunto verrà costruita la chiesa di San Marco. Torniamo al leone. Ecco, questo diciamo, non sappiamo quando esattamente questo leone arrivò, però sicuramente non è un oggetto prodotto in Italia e tantomeno appunto in Occidente. Questo è una forma monumentale, è circa 4,40 m e alto fino alla cima delle ali, 2,26 m, pesa circa 28 quintali. È un'opera estremamente restaurata. Questi occhi bianchi che si vedono qui sono un restauro, sono nel calcedonio, ma è un'opera di restauro, ed è probabilmente un'opera che qui, da qui anche si vede appunto da questi segni dei tanti restauri che quest'opera ha subito, restauri aggiunte. Si tratta appunto di un'opera molto probabilmente prodotta in un'area periferica del Mediterraneo, probabilmente in Cilicia, e risale al primo ellenismo orientale, quindi tra IV e III secolo avanti Cristo. Quest'opera doveva avere in origine sulla testa probabilmente il piede di un'altra statua, perché questo cappuccio di ciuffi in realtà non è originale, cioè non è di terzo o quarto secolo, ma qui si vede anche la diversità del materiale, del colore. È stata un'aggiunta, un po' come se gli avessero messo una sorta di parrucchino, diciamo così, di età medievale. Ecco, perché la scultura doveva apparire in questo modo, questa è la ricostruzione della Scarfi, quindi o una divinità Ishtar, la dea mesopotamica della guerra e dell'amore, questa che aveva appunto il piede sopra, o il dio anatolico Sandon, che è poi identificato prima con il dio sumero assiro-babilonese Nergal e poi con il greco Ercole. Queste sono le varie fasi poi che questa statua ha subito, probabilmente, quindi tolte le ali e poi rimesse le ali, cambiate nuovamente fino allo stato, fino all'ultimo restauro del 1692, quello che è stato più invasivo. Poi l'ultimo periodo, appunto, l'ultimo restauro precedente al 1990, che l'ha un po' consolidata nella statua. Adesso, questo per quanto riguarda il leone, la sua simbologia, e poi entriamo in San Marco. Volevo fare anche Torcello, ma chiaramente non sarà possibile.
vi faccio vedere rapidamente la ricchezza di questo mosaico, che non sono i mosaici quelli più famosi, le decorazioni parietali, ma i mosaici del pavimento. Il mosaico del pavimento, che purtroppo è stato molto molto restaurato, contiene probabilmente un significato. Molti si sono dedicati a cercare anche una relazione con il mosaico delle pareti, quindi dell'alzato, uno specchio del cielo sulla terra. In realtà il mosaico di San Marco ha sì un significato, ma è un significato legato sostanzialmente all'acqua, quindi alle decorazioni che questi grandi lastri, per esempio. Io qui mi affido al disegno di Visentini del 1761, che contiene ancora una certa originalità. Poi successivamente ci sono stati ulteriori restauri che hanno alterato il mosaico, e poi purtroppo, come sapete, il mosaico è soggetto continuamente, adesso speriamo che il Mose funzioni e che lo attivino quando c'è l'acqua alta, ma insomma è stato soggetto continuamente a inondazioni che ne hanno danneggiato lo stato di conservazione. La decorazione è impostata su uno schema rigidamente simmetrico, come potete vedere, queste rote, e certamente doveva esserlo ancora di più in età antica. La chiesa fu consacrata successivamente, questa è la chiesa successiva al periodo dei Participazzi, siamo nella fase contarignana, la chiesa ebbe una prima consacrazione nel 1094, anche se poi i lavori continuarono certamente fino al 1140, che è la data più o meno che si può assegnare a questi mosaici pavimentali, ma oltre, fino al XIV secolo, e poi ben oltre per tutta la restauri dei mosaici parietali, che sappiamo essere stati rimaneggiati anche da artisti rinascimentali. Ma atteniamoci al mosaico. E appena entrati sulla navata sud abbiamo queste decorazioni, questa è profondamente restaurata, come potete ben vedere, ma i temi sono abbastanza vicini alla realtà, a quelli che dovevano essere i temi originali. Questo è meno rimaneggiato, abbiamo due pavoni, abbiamo visto il significato dei pavoni, ma nella loro veste di pavoni affrontati, come vedete, in realtà riprendono questi modelli paleocristiani. Qui siamo in una catacomba, nelle pitture dei muri e delle volte di IV secolo, nella Mesia romana, che sarà poi ripreso, per esempio, qui i Plutei di Pavia di VIII secolo, età longobarda. Però, come vedete, il tema ha una continuità dall'antico fino a, in questo caso, San Marco. Proseguendo sempre nel transetto sud, ancora altri motivi fortemente restaurati, come la cicogna e questo animale, questa oca che becca un'altra oca. Probabilmente non era un'oca questa, ma forse un'aquila, la troviamo, però temi che ritroviamo, ecco questo, disseminati in tutta la città di Venezia, queste patere che furono murate nei palazzi privati, questi combattimenti quasi a voler allontanare, in termini apotropaici, il male dall'edificio. Proseguiamo sul transetto sud, io vi mostro, questi sono i disegni di Moretti, su opere fortemente restaurate. E qui siamo nella sezione occidentale, sempre un pavimento intessellato, cioè questa opera di mosaico con tessere piccole, che qui abbiamo appunto nella fotografia che mi è stata data gentilmente dalla procuratoria di San Marco, con i due uccelli affrontati, così come troviamo per esempio nei tessuti bizantini che probabilmente arrivarono a Venezia proprio in quegli anni, nell'undicesimo secolo. Quindi temi che possiamo dire di derivazione orientale, ma non soltanto, temi che di nuovo, ancora una volta, si ritrovano nelle patere della città di Venezia. E la lotta, i combattimenti tra animali o di scene di caccia che si trovano negli spazi di risulta, così come nella cappella del Santo Sacramento. Vedete queste scene che sono tra queste quattro foglie, questi motivi a quattro foglie, abbiamo di nuovo l'aquila che becca una lepre, e questo tema
che è la cicogna che becca un serpente, che è un tema che si ritrova appunto fin dall'antichità. Qui siamo in un mosaico del Battistero del Laterano, vedete qui sotto la cicogna che combatte con il serpente, ed è un animale appunto che gli antichi conoscevano bene, al quale appunto attribuivano anche un valore positivo. Plinio ci parla della cicogna come esempio di pietas filiale. Passando a Sant'Ambrogio, nell'Esamerone, la cicogna, che viene confusa poi anche con la gru, non fanno particolari differenze tra i gruiformi e i ciconiformi durante il Medioevo. La gru diventa un animale che durante le migrazioni, per esempio, simboleggia Cristo, perché le gru vanno in formazione a V, c'è un capo che le dirige e questo capo viene identificato con Cristo. Ed è in tutti questi animali tradizionale la loro ostilità ai serpenti. E, di nuovo, il mosaico di San Clemente, siamo nel XII secolo, quindi in età più o meno coeva, di nuovo un tema, possiamo definire, paleocristiano, che viene recuperato anche a San Marco. Quindi c'è questa commistione di temi orientali, ma anche legati alla tradizione antica dei primi cristiani. Siamo di nuovo appunto nella navata centrale, che nella parte centrale, scusate, la navata non contiene decorazioni significative. I pannelli di Moretti, fortissimamente restaurati, come vedete anche da questi disegni, ma che avevano dei grifoni anche in questo caso, e qui anche qui grande restauro, di nuovo la cicogna, ma interessante qui la civetta che è un animale interessante e curioso, perché per i cristiani la civetta non è un animale positivo, è un avis lucifuge, cioè un animale che fugge il giorno, e quindi significa i lucifuge veritatis, cioè coloro i quali sfuggono la verità. Di solito sono eruditi e quindi sono eretici, sono animali quindi dotati solo di vista notturna, quindi chi vive nella notte non vede, vive nell'ignoranza, e vive nell'errore pur sembrando sapiente. Ecco, questo potrebbe essere un significato associato alla civetta qui, che si ritrova appunto chiaramente da una scena di caccia priva di significato simbolico, perché qui siamo in un ambiente, diciamo, di cultura ancora antica, per passare di nuovo San Clemente, che è un po' uno snodo interessante di questo mosaico, e poi San Marco, fortemente restaurata quest'opera, ma probabilmente anche qui c'era un'immagine di una civetta. E concludo poi qui con il mosaico con il quale poi appunto avevo un po' messo come fotografia per questa giornata del funerale della volpe. Ecco, qui lo vediamo in termini estremamente restaurati, questi vecchi restauri che volevano appunto indicare la parte di restauro alla parte originale con questa linea rossa, e invece ve lo riproporrò nella versione che ne dà, questa parte non potremo farla visto il tempo, che ne dà invece la chiesa di Murano, perché anche nella chiesa di Murano si ritrova in una zona nevralgica, anche qui vicino all'ingresso a San Marco alla sinistra, a Murano a destra, del funerale della volpe, che è un po' significativo proprio per anche la difficoltà dell'interpretare queste immagini, perché questa scena, per così come è ritratta con questi due galli che portano la volpe, in realtà è contenuta in un passo del capitolo 17 del Roman de Renard, e sta a significare il monito contro gli stratagemmi del demonio o dell'eretico, che usa ogni trucco per impossessarsi delle anime. Il Roman de Renard, chiaramente romanzo secondo la concezione medievale, perché l'opera è composta da 27 poemi brevi, probabilmente di diversi autori, scritti in Francia tra la fine del XII e la metà del XIII secolo. Ora, ci pone un problema, perché i mosaici, sia quello di San Marco che questo di Murano, sono datati, questo di Murano quasi certamente, perché abbiamo la data 1141, quindi sono precedenti il romanzo, il Roman de Renard.
quindi dove e potevano aver preso questa iconografia. Allora andiamo a vedere un po' quella che è la storia del questo funerale della volpe. Intanto nel romanzo di Renard si narrano le storie di questa volpe molto astuta, questa Renard che è in continuo conflitto con questo goffo e irascibile lupo Isengrin. Attorno a questi due animali che sono i protagonisti, poi si succedono altri animali, cioè il gatto Tiber, il corvo Tirselin, Bernard che è l'asino e l'orso Brun. Appunto, dicevamo, qual è l'origine di questa scena? Probabilmente l'origine è proprio nell'interpretazione negativa che viene data alla volpe. Nella Bibbia le volpi sono le personificazioni del demonio che inganna i fedeli. Nel Cantico dei Cantici si dice: catturateci le volpi, le piccole volpi che ci rovinano le vigne proprio ora che sono fiorite. Origene nel commento al Cantico dei Cantici ci dice: come volpi intendiamo i malvagi dottori di dottrine eretiche che con l'astuzia degli argomenti seducono i cuori degli innocenti e distruggono la vigna del Signore perché non fiorisca nella retta fede. Sono diverse quindi le interpretazioni che interessano poi Isidoro di Siviglia, Cherabano Mauro e lo stesso Pier Damiani. La volpe inganna e rappresenta le insidie del demonio. Anche nel fisiologo troviamo una analoga interpretazione. Ecco la scena, ecco, questa è l'illustrazione di nuovo del bestiame di Aberdeen e a destra di nuovo la interpretazione ne dà il fisiologo: animale ingannatore, fraudolento, astuto, quando ha fame e non ha di che mangiare va dove c'è della terra rossa e vi si rotola sopra. Così da sembrare tutta insanguinata, e quindi ecco, vedete qui come viene rappresentata dal bestiario di Aberdeen, che ne riprende il fisiologo. Poi si getta per terra e si rovescia come morta, trattiene il fiato e si gonfia tanto che non respira più. Allora a quel punto gli uccelli, vedendola giacere così gonfia e insanguinata, si gettano sopra per mangiarla e lei a quel punto si desta, li gremisce e li mangia. È chiaro che questa immagine è un precedente al funerale della volpe, non è però il funerale della volpe, perché questi sono uccelli generici e non galli, cosa che invece è la tradizione iconografica di XII secolo, che troviamo per esempio anche a Modena, nel portale della pescheria, come a Ravenna, più tardi nel 1200, a San Giovanni Evangelista. Ci sono anche altri esempi, unito a questi. Quindi probabilmente doveva circolare una versione che parte dal fisiologo, da questa tradizione, molto conosciuta, che poi si declina con in modo più specifico con la presenza dei galli che portano all'interno del pollaio la volpe Renard. Dicevamo poi il roman de Renard ha un grande successo nel corso degli anni, quindi nel 200 Jacquemart Gellet ne fa una versione di grandissimo successo, largamente riprodotta, qui è il combattimento tra Renard e Isengrin. Questo è un po' il manoscritto del XIV secolo, del Roman de Renard, che si trova alla Biblioteca Nazionale de France, per farvi vedere come appunto le immagini venivano illustrate, qui ogni scena, ogni episodio veniva illustrato con le immagini della volpe. Dicevamo un grande successo che poi si è tradotto anche in età, come dire, contemporanea, con la quale chiudo, perché proprio Walt Disney si è ispirato proprio alla volpe Renard per realizzare poi il Robin Hood, che è una volpe, nel suo cartone del 1973. Penso di concludere qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a Stefano. Allora, io sono collegato con i tecnici della soffitta e del dipartimento per filtrare eventuali domande da parte del pubblico. Intanto ti volevo ringraziare di cuore per questa bellissima esposizione e che ci ha portato davanti, questo è
primo motivo, diciamo, di minimo ragionamento che vorrei proporre, davanti a manufatti molto diversificati dal punto di vista tecnico, no? Quindi mosaici, sculture a rilievo, sculture in fusione di metallo, cosa che appunto dimostra, come hai detto tu, questa circolazione repertoriale, in un qualche modo, che si diffonde appunto in tante zone e anche con delle derivazioni che vengono da molto lontano. Una prima domanda che ci viene da Arnaldo, che chiede: per conoscere il significato di alcune immagini pavimentali del X secolo, animali fantastici che si trovano in Calabria, nella chiesa del Patirion a Rossano. Ci sono repertori pertinenti, specifici a questa zona? Mentre te ne metto insieme due, un'altra domanda di Rita molto... molto interessante, perché è di tipo più metodologico. Vi è un utilizzo ricorrente di specifici animali nella decorazione di alcuni manufatti, cioè nei plutei o nelle decorazioni pavimentali? Ci sono delle ricorrenze legate, se capisco bene la domanda, a delle specifiche tecniche e a delle specifiche funzionalità, per così dire, di questi oggetti artistici? Allora, per la prima domanda, per quanto riguarda la chiesa del Patirion a Rossano, dovrei documentarmi adesso a memoria, sinceramente non so, non saprei rispondere, però lì semplicemente si può fare una ricerca sui cataloghi, negli studi specifici su questi monumenti. Di solito il mondo animale viene interpretato, anche perché si tratta di interpretazioni iconologiche di temi che sono appunto rappresentati. Per quanto riguarda la domanda sulla ricorrenza di temi di animali su manufatti che possono essere, sì, sicuramente dai plutei, ma non soltanto i plutei, sì, cioè ci sono degli animali che sono dei portatori di significato tendenzialmente sempre lo stesso. Anche quello che vediamo adesso, purtroppo c'è il tempo, però ecco, anche negli stessi mosaici di San Marco e di Murano, lì troviamo si ripetono spesso questi motivi e hanno sempre lo stesso significato, poi sostanzialmente. Quindi anche il fatto, per esempio, la volpe è tendenzialmente sempre un animale interpretato in termini negativi, come pure frequentemente noi abbiamo nei plutei, piuttosto che su plutei, proprio perché separano, no, l'ambiente sacro dallo spazio rivolto ai fedeli, e lì noi possiamo trovare sia animali fantastici. Il grifone si trova perché il grifone è il guardiano, no? Questo animale mitologico, guardiano del sacro, guardiano dell'oro di Apollo, e che poi nella tradizione cristiana diventa il guardiano del sacro, quindi si trova spesso nei luoghi di accesso o nelle facciate delle chiese. La ricorrenza dei leoni nei protori in facciata, perché il leone difende l'ingresso, è la forza della natura. Quindi sì, però ecco, vanno esaminati caso per caso. C'è anche da dire una cosa molto importante, credo, che tu hai accennato, cioè che comunque nelle strutture scultoree o anche nei mosaici pavimentali c'è anche un aspetto funzionale, no? Quindi immagino, io non sono certo un esperto di queste questioni, ma che certi motivi repertoriali si prestino meglio a determinati contesti. Penso per esempio alla coppia di pavoni che si guardano e che ovviamente in un qualche modo, come dire, ha una vocazione naturale a un elemento lungo, un elemento in orizzontale, no? Quindi ci sono anche delle
probabilmente delle questioni proprio molto, molto concrete, materiali. Stanno arrivando moltissime domande e una che mi piace molto di Erika: ci sono animali che hanno visto una grande evoluzione di significato nel corso del tempo o che si sono evoluti da un significato positivo a un significato negativo, sì, o viceversa, immagino? Sì, cioè tutti gli animali tendenzialmente si possono interpretare in senso positivo o in senso negativo. Diciamo, l'interpretazione simbolica degli animali è uno dei terreni più scivolosi, sdrucciolevoli, maledettamente complicati che ci sono, perché questi animali non hanno mai un solo significato. L'ape, per dire, l'ape è vista come un animale operoso e quindi costruttivo, positivo, ma nello stesso tempo Gregorio Magno ci dice che l'ape è un animale negativo, perché in un passo della Bibbia l'ape ha minacciato appunto il miele nella bocca e il pungiglione nella coda. Quindi è un animale infido. È chiaro che per l'interpretazione della simbologia degli animali nei contesti storico-artistici va sempre preso in considerazione il contesto storico-culturale e il contesto architettonico. Cioè, se siamo in un ambiente monastico di nono secolo, come appunto Sant'Ilario, ci possiamo aspettare che questi monaci leggessero quei testi e che quindi selezionassero quel tipo di immagine. Io non penso, ecco, questa è un po' una nota di meglio, che queste rappresentazioni durante tutto l'arco del Medioevo siano casuali. Io non ci credo al caso, sinceramente. Non penso che, appunto, non è che mettevano la carta da parati, come si fa, adesso non si fa neanche più, però insomma una volta, vabbè, mettici la carta a fiori perché ci stanno bene. No, lì eseguire un motivo decorativo costava in termini di maestranza, in termini di materiale, in termini di progettazione. Quindi io sono più propenso a dire non sappiamo cosa significa perché non abbiamo ancora raggiunto quel grado di conoscenza e di consapevolezza. Però qualcosa significano questi animali. Cosa non è mai sempre la stessa, non sono mai portatori sempre dello stesso significato. Ecco, tranne il pavone, che è simbolo di immortalità più o meno sempre, o l'agnello, simbolo del sacrificio, è difficile trovare un agnello che simboleggia il male, voglio dire. Però a parte alcuni temi di paleocristiani, che proprio nascono in quell'età lì, terzo, quarto, per il resto c'è molto da lavorare. Senti, un altro paio di suggestioni e poi ti chiedo io invece una cosa. Se tu dovessi consigliare, chiede Daniela, un testo o un paio di testi sulle questioni della simbologia medievale degli animali. Allora, intanto in italiano è stato tradotto il bestiario medievale di Pastoreau, c'è la traduzione delle Naudi, che è in realtà un testo un po' discontinuo, perché lì Pastoreau ha rimesso insieme una serie di testi che a lui ha scritto in francese in diverse pubblicazioni. Però in questo momento rimane in italiano uno dei testi, diciamo, che fa riferimento, anche, insomma. No, intanto Pastoreau è un'autorità, sì, indiscussa, anche se in effetti, come dici tu, quel libro specificamente, che nella collana mi pare dei grandi saggi, per l'appunto delle Inaudi, sì, è un po' assemblato, ecco, e appunto, come dicevi tu, qualche volta si vede questo, però lo dico al pubblico, trovate in questo testo tante, potremmo chiamarle quasi voci lemmatiche, in cui si racconta il significato o appunto i significati, come diceva prima Stefano, oscillanti qualche volta dei singoli animali. Un'altra domanda, l'ultima, poi appunto te ne faccio una io, un pochino più generale.
I tessuti decorati con motivi animali, chiede Camilla, che tu hai mostrato e che sono molto importanti, aggiungo, proprio come elementi di diffusione repertoriale, no? Tu ti ricorderai qualche anno fa, in quella bellissima mostra sul romanico al Louvre, erano messi a confronto proprio delle sculture romaniche francesi con un tessile di provenienza orientale, medio orientale, diciamo proprio per dimostrare queste migrazioni, no? Che qualche volta hanno delle tappe che ci sfuggono, altre volte invece hanno, come dire, dei media di diffusione più identificabili. Ecco, questi tessuti decorati venivano usati solo come lenzuoli funebri, come contenitori di reliquie, o venivano anche usati a livello di vestiario, cioè a livello di abbigliamento? Allora, per capire se venissero usati le ore di abbigliamento, dovremmo avere una documentazione nei mosaici, nelle miniature o nelle pitture dove sono rappresentati questi tessuti. Se, per esempio, lì a Samarcanda ho fatto vedere un'opera appunto islamica, poi sostanzialmente, anzi precedente, lì appunto sono proprio rappresentati questi tessuti con lo pseudo Selmur, eccetera. Noi non abbiamo testimonianze in questo senso. Abbiamo però alcune situazioni in cui sono rappresentati i tessuti. Io parlo di età alto medievale o medio medievale, chiamiamola così, età romanica, ecco, in cui i tessuti sembrano prevalentemente aniconici, però. Quindi io non saprei dire se effettivamente in questo periodo veramente questi tessuti vestissero delle persone. Non potrei escluderlo, sono però più propenso a pensare che dal momento che avvolgevano questi corpi sacri, era questo che li rendeva sacri e che questo che quindi giustificava la loro rappresentazione, oltre al fatto che essendo tessuti potevano anche essere interpretati come tappeti. In realtà, che cos'è un mosaico pavimentale? È un po' un'astrazione permanente di quello che è un tappeto che metti in terra, no? Diciamo detto in termini un po' così semplicistici, anche se vuoi. Quindi probabilmente in questa prima fase questi tessuti avevano questo valore sacro. Io l'ho toccato anche per mano, una volta andai alla festa lì a Santa Lucia, a Catania, nel busto reliquiario, e mi diedero, lo racconto sempre perché rimango, un po' di ovatta che aveva toccato le reliquie della Santa, che come sai è oggetto tuttora di culto, quindi era una cosa preziosissima. Avevo fatto un lavoro sull'iscrizione e quindi andai a presentare lì questo lavoro e mi hanno legato questa cosa. Ecco, io immagino se questo accadeva nel 2000, adesso non mi ricordo più che, cosa poteva accadere invece nel Medioevo, con corpi portati appositamente da altri contesti e srotolati e messi poi come reliquiario con questi tessuti che li avevano toccati, cioè poterne avere un pezzo doveva essere qualcosa di assolutamente straordinario. Anche perché, adesso non voglio allargare troppo il discorso, ma tutti noi sappiamo bene che nella polemica sulla consacrazione delle chiese e degli altari, dove secondo una certa linea, diciamo, di interpretazione canonica erano necessarie delle reliquie di santi, quando la reliquia del santo preventivata non c'era o non arrivava, vengono usate appunto come succedanei, diciamo così, le famose reliquie di contatto, cioè appunto oggetti o soprattutto tessili che, essendo stati adesi al corpo santo, in un qualche modo trattenevano una sorta di santità traslata, e questo appunto rafforza ancora di più il discorso che facevi tu prima della specificità dei tessili collegati direttamente alla presentazione o alla conservazione della reliquia. E, per concludere, ci sarebbero altre domande dal pubblico, ma stiamo facendo un pochino tardi, volevo chiederti una cosa. Dopo aver fatto notare agli studenti, che senz'altro sono gran parte del nostro pubblico, la tua
giusta puntualizzazione che riprendo un attimo, e cioè io parlavo appunto della mostra del romanico del Louvre e ho usato appunto questo termine, che è un termine, come io insegno sempre a lezione, molto pericoloso, molto viscido, molto recente, perché è un termine che nasce in Francia negli anni 20-30 del XIX secolo, e la tua puntualizzazione appunto di medioevo è molto precisa, credo, da un punto di vista didattico. Poi noi usiamo sempre delle categorie, appunto Oriente, Occidente, Nord, Sud, Romanico, Gotico, un po' come dire, al di là di quelle che erano le accezioni originarie. La domanda che ti volevo fare, una domanda conclusiva un po' generale, diciamo, è questa. Tu studi molto anche, e lo hai sottolineato, i contesti e anche le specificità delle collocazioni, per esempio, no? Quindi un pavone può avere un significato in una zona liminale, ne ha un altro in una zona differente dell'edificio sacro. Al di là dell'aspetto materiale della collocazione, io mi chiedo, questa valenza simbolica che, come dicevi tu prima, è abbastanza, come dire, accertata no, ma insomma è ampiamente ipotizzabile, cioè il fatto che queste raffigurazioni avessero dei significati e non fossero semplicemente repertoriali e decorative. Fa riferimento a significati univoci o spesso a significati plurimi, come appunto la domanda prima chiedeva, la traslazione come dire, del valore simbolico di un animale da un'accezione positiva o da un'accezione negativa. La mia domanda è questa. Noi non abbiamo nessun tipo di, come dire, attestazione di quello che il pubblico, che noi possiamo ipotizzare, potesse pensare. Mi spiego, il riferimento a fonti come appunto il bestiario, come l'etimologia di Isidoro da Siviglia, oppure Sant'Agostino, era senz'altro un po' un must per i chierici, per i monaci, per i sacerdoti, ma la mia domanda è, possiamo in un qualche modo sperare di di proporre delle ipotesi sensate rispetto a quello che vedeva del valore simbolico di una raffigurazione animalistica un pellegrino o un fedele che nella sua parrocchia si trovava davanti ad una raffigurazione? Cioè, fino a che punto esiste o è accertabile questa consapevolezza da parte di un target più ampio, che sappiamo comunque visitava lo spazio sacro? Allora, tutto ciò che noi abbiamo, come sai, sono fonti, le nostre fonti sono i testi della letteratura cristiana, insomma, comunque o i testi esegetici o commenti di varia natura ai testi sacri o a chi ha commentato a sua volta i testi sacri. Questo per quanto riguarda tutto il periodo alto medievale, medio medievale, romano, vogliamo chiamarlo, e anche in parte nel basso medioevo cambia un po' il discorso perché il livello di alfabetizzazione cresce, però noi non abbiamo mai la voce del pubblico, in realtà. Non c'è mai. Cominciamo, per esempio, abbiamo alcuni resoconti di viaggio, ma sono un po' più tardi, e poi riguardano i luoghi e non riguardano gli animali. Mi riferisco ai resoconti di pellegrinaggio, eccetera. Quindi lì, in realtà, poi uno studio, una ricerca lì non è stata fatta mai con questo taglio, voglio dire. Un'idea di quello che potevano recepire, o meglio, un'idea di quello che si voleva far recepire al pubblico, l'abbiamo nelle prediche. Perché tutti questi esempla, come ho detto, l'esemplo è una figura retorica, no? Cioè è il racconto esemplare, la volpe è cattiva, ma è perché e ti racconto la storia. Ecco, tutti questi
la selezione di alcuni di questi storie, di questi esempi, all'interno delle prediche, però partiamo dal XII secolo in avanti, sono chiaramente sì, manifesto di ciò che il predicatore raccontava al pubblico. E quindi noi, inversamente, noi abbiamo come dire, la prova di che cosa il pubblico effettivamente ascoltava di quel racconto. È chiaro però che tutte queste scene avevano proprio una funzione educativa, no? Questo proprio nella letteratura cristiana medievale, nella letteratura di tutti, per esempio Pier Damiani scrive proprio quando fa la dedica a Desiderio, siamo a metà dell'undici, dice io ti scrivo perché così i monaci possano comprendere qual è il corretto comportamento o quali sono i comportamenti da evitare. E lui fa proprio un bestiario tagliato sui monaci di Montecassino, in realtà, ma sulla vita monastica. Poi prende chiaramente Sant'Ambrogio e altri. E quindi il target era quello, in realtà, ed era di educare. Educare poi anche fasce più larghe di pubblico, che anche quindi non ecclesiastici. Ecco, secondo me l'unico modo che possiamo avere adesso, per quello che ne so io, per capire qual era cosa realmente il pubblico recepiva, era appunto attraverso le prediche. Perché chiaramente lì poi bisogna anche interpretare, cioè sapere il livello di alfabetizzazione, perché l'undicesimo secolo, come ben sai, 11 e 12, chi sapeva leggere e scrivere, perché poi ci sono due diversi livelli di alfabetismo, e non era un pubblico particolarmente esteso. Si cominciava, cioè le scuole ricominciavano, ma a livello monastico prevalentemente, però poi successivamente ci sarà un'alfabetizzazione un po' più diffusa e comunque specifica sempre a seconda dei mestieri. E quindi la trasmissione avviene sempre per via orale, e questo che rende estremamente fluido, no? Anche il discorso del Roman de Renard, come c'è arrivata quella scena lì? E quello è successivo ai mosasci. È un discorso molto, molto bello, molto, molto affascinante, che proprio ha a che fare con questa nostra mancata attestazione, no? Cioè, noi abbiamo i diari delle signorine inglesi che fanno il Grand Tour nel Settecento e ci raccontano cosa vedono e come lo interpretano, ma nel X secolo, nell'XI secolo, non abbiamo nulla di neanche lontanamente paragonabile fino appunto a Paris, fino alla fine del 2, fino all'inizio del 300. Quindi purtroppo ci manca come dire, la voce di riscontro. Però appunto l'impressione che io ho, e mi fa piacere che anche tu ce l'abbia, è che esistesse comunque un fondamento comune, una sorta di catechesi comune, più divulgata, più aperta, che passava appunto dai grandi testi attraverso la mediazione dei predicatori, dei sermones, anche a un pubblico che ovviamente non sarebbe mai stato neppure lontanamente in grado, come peraltro non erano in grado molti monaci di leggere e di comprendere effettivamente quelle che erano le fonti da cui derivavano queste interpretazioni. E io direi che è stata un'occasione di riflessione molto bella, e hai portato anche delle immagini di grande rarità, se posso dire, nel senso che anche questa è una cosa che vorrei sottolineare, soprattutto per il pubblico studentesco, alcuni dettagli, alcune immagini tratte da libri a stampa che documentano appunto la situazione, per esempio, di San Marco nei secoli passati, non fanno parte, diciamo, del bagaglio didattico usuale, e quindi il fatto di averci portato anche del materiale, come dire, non specialistico, troppo, spero, non credo, ma diciamo un po' più lavorato, un po' più raffinato, credo che aggiunga valore a questa bella occasione, che, lo ricordo, è all'interno di questa serie di conferenze che continua anche la prossima settimana, mercoledì prossimo, mercoledì 31 marzo, sempre alle 17, il mio collega di dipartimento di storia dell'arte moderna, Andrea Bacchi,
coordinerà appunto una conferenza di Carlo Sisi della Fondazione Bardini di Firenze, che parlerà sul tema bello ideale, bello relativo, il vero, episodi della scultura ottocentesca. Quindi passeremo dall'alto medioevo che ci ha raccontato magnificamente Stefano a argomenti molto più vicini a noi, con anche ovviamente possibilità, rispetto a quello che abbiamo appena detto, di documentazione molto più concreta, no? Io dico sempre che la storia dell'arte medievale è una storia diversa dalla storia dell'arte moderna o dalla storia dell'arte contemporanea, fatta di biografie e fatta appunto in gran parte di attestazioni un pochino più dirimenti. Io ringrazio Stefano, ringrazio Valentina e Fabrizio che ci hanno assistito in questa diretta, ringrazio ovviamente tutte le persone che hanno partecipato e se lo riterrete opportuno, appunto, vi invito a continuare a seguire queste chiacchierate, conferenze, chiamatele come volete, organizzate appunto dal Dipartimento delle Arti nelle sue sezioni di arte medievale moderna e contemporanea e metodologia. Grazie a tutti e grazie, buona serata, grazie soprattutto ancora al nostro ospite Stefano Priccioni. Grazie a voi, grazie a tutti quanti, grazie Fabrizio. Ciao, buona serata.